Io le storie di Emanuele, come molti di voi, e ci tenevo a dire la mia al riguardo, anzi a rafforzare un concetto ben preciso. Non è che io e Emanuele abbiamo fatto coalizione, oppure adesso siamo impazziti che siamo diventati amici. È tutto molto più semplice. Noi ci siamo conosciuti mesi fa ad uno speciale di Uomini e Donne. A differenza di qualcun altro, lui è venuto da me, si è presentato, mi ha stretto la mano e mi ha fatto una gran bella impressione con la sua umiltà, tant'è che quando poi mi hanno chiesto in un'intervista cosa pensassi della sua fine, cosa pensassi della fine della sua storia d'amore, io ricordandomi la gran bella persona che avevo conosciuto, o potevo fare due cose, o sparlare e farmi una grassa risata, oppure portare enorme rispetto a lui e a quello che c'era nella sua storia. Ovviamente la seconda ipotesi, e lui, ancora più uomo a rafforzare quello che io pensavo di lui, mi mandò un messaggio dove mi ringraziava per le parole. Ma non c'è da ringraziare, perché tra gentiluomini e tra persone per bene, queste cose è il minimo. Poi, se voi ci volete vedere del marcio, completamente dei matti, perché più la gente si comporta bene e più sbaglia, secondo alcuni. Allora, secondo me dovete rimettere a posto tutto e cercare di capire veramente una volta per tutte quali esempi seguire, perché al giorno d'oggi sembra che va tutto al contrario. Per quanto riguarda invece l'altra storia che tutti mi scrivono, che sto leggendo, io ne ho già parlato nelle sedi opportune tempo fa, non c'è motivo che io ne parli ancora, anche perché c'è della Ginevra sul divano che mi aspetta, stiamo guardando un film e fra un po' mi mena. Per quanto riguarda Emanuele, io ti mando un abbraccio fortissimo, ribadisco la mia stima veramente profonda, ti ringrazio per le parole che hai detto e perché no, magari ci vediamo presto. Allora, partendo dal presupposto che mi piace molto farvi parlare, lasciarvi un po' sfogare, dire un po' di cazzate e poi darvi una stoccata, ma non a tutti, perché comunque la maggior parte delle persone sono intelligenti, però c'è chi si diverte a fare questi giochetti. E la cosa comunque che sicuramente più amo è passare per quello che sono, quindi dire sempre ciò che penso e esporvi sempre la verità, perché diversamente non saprei fare. E capire comunque che spesso avete a che fare con persone che purtroppo non ve la sbattono in faccia. Quindi ho letto abbastanza stronzate, ho fatto sfogare per bene. Adesso troverete postata tutta quanta la verità, insomma, di quello che è successo oggi, così vi darete una spiegazione al perché io e Claudio ci seguiamo e siamo diventati improvvisamente amici. La realtà dei fatti è che io e Claudio comunque non siamo mai stati nemici, c'è sempre stato molto rispetto e siamo stati sempre, a causa delle vicissitudini della vita e quindi di cose antecedenti, del trono comunque precedente alla mia esperienza, messi un po' sul piano degli antagonisti. Terminata la storia tra me e Sonia, lui rilasciò un'intervista nella quale gli venne chiesto cosa pensava di tutto ciò e invece di farsi una grassa risata, sguazzare all'interno di questa situazione, disse delle bellissime parole. E io gli scrissi questo messaggio per ringraziarlo, perché secondo me era stato un uomo. Ieri sera, inoltre, come avete visto nei messaggi precedenti, mi ha mandato un'ulteriore risposta alla mia storia, nella quale mi ha scritto un bel complimento. Io non me l'aspettavo e ho voluto rispondere ancora con questi altri messaggi che adesso vi mostro, perché penso che sia un ragazzo che merita il mio rispetto. Quindi hai la mia totale stima e quel segui significa quello, perché comunque rimanere se stessi non è da tutti e te l'hai fatto. Invece a voi dico che prima di fare relazioni, pensare, dire, scrivere qualsiasi cosa su determinate persone dovreste semplicemente sciacquarvi la bocca e pensare. Fortunatamente io la faccia ce la posso mettere, quindi continuerò ogni qualvolta vorrete e me lo chiederete a darvi spiegazioni, perché a me piace darvi spiegazioni, perché io posso dirvi sempre la verità, nel bene e nel male, non c'ho nulla da nascondere, sono questo, ho i miei difetti, i miei pregi e non cambierò mai.